Entro il 2020 Napoli punta ad accogliere 2 milioni di visitatori, realizzando un piano di marketing e sviluppo turistico basato sulla cooperazione tra istituzioni e privati. È uno degli obiettivi ambiziosi del piano strategico del turismo in città per il prossimo triennio, presentato questa mattina a Castel dell'Ovo, promosso dal Comune con l'Aeroporto Internazionale di Napoli. Un percorso di studio e confronto avviato ad agosto scorso dall'Assessorato alla Cultura, che ha coinvolto tutti i protagonisti del settore nella definizione di una strategia di rilancio del turismo a Napoli. L'idea di fondo, diciamo, che il piano presenterà è quella di dare vita a questo DMO, cioè uno strumento agile pubblico-privato per favorire la nostra capacità, appunto, di promuovere la destinazione Napoli. Proviamo così non solo a consolidare gli importantissimi risultati conseguiti nel corso di questi ultimi anni, ma di estenderli e potenziarli ancora, e quindi fare effettivamente del turismo il sistema produttivo cardine, diciamo, di una Napoli da qui ai prossimi anni. Il tema è stato oggetto di una serie di incontri con gli operatori turistici del territorio, al lavoro per migliorare i servizi e rendere la destinazione Napoli sempre più attrattiva e competitiva. Si sta lavorando sul miglioramento dell'organizzazione, della promozione, della comunicazione, del fare rete, della sinergia tra pubblico e privato e soprattutto di una città che non si va a uniformare con le altre città del mondo, che punta sulla sua originalità, autenticità, identità, apertura al mondo, con tanti giovani, tanta cultura, ambiente e servizi migliori. Fra 3 anni i servizi saranno sicuramente migliori perché ci sono le risorse, ci sono gli investimenti pubblici e i privati anche stanno investendo nella nostra città. Grazie al lavoro della nostra amministrazione, di tantissimi napoletani, Napoli ha raggiunto un picco e una vetta turistica che non aveva mai avuto nella sua storia. E questo sta diventando sempre più stabile, quindi non più stagionale ma costante nel tempo. Ovviamente c'è tanto da lavorare e la novità di questi stati generali del turismo è che si è fatto un lavoro di ascolto con l'inizio del nostro secondo mandato, uno stare insieme tra tanti, il comune che ha fatto da coordinamento e da regia, ma tantissimi soggetti privati, e l'ideazione di un luogo, questo consorzio, in cui insieme il pubblico mantiene la visione, la direzione, i privati sono protagonisti, hanno maggiore agibilità, operatività, insomma non è che ognuno va per la sua strada. È una sfida molto molto impegnativa, ma da quello che abbiamo sentito da parte degli operatori, l'impegno e la convinzione che abbiamo sentito ci fanno ben sperare, così come crediamo che i cittadini di Napoli ora siano molto più convinti che il turismo è una possibilità effettiva, quindi credo che questo incoraggerà quello che noi chiamiamo anche il civismo, cioè comprendere che il prendersi cura della città non è solo qualcosa che giustamente bisogna reclamare nei confronti delle istituzioni, ma è anche qualcosa a cui ciascuno può portare il proprio piccolo contributo.